Thank you.
Buon pomeriggio e benvenuti all'asta prima di Natale. Inizia la nostra settimana di aste alle ore 16 di Finzi, di nuovo domani alle ore 16 con le sculture. Proseguiremo mercoledì alle ore 11 e alle ore 16 con gli orologi per concludere giovedì e venerdì 11 e ore 16 con i gioielli. Quindi proprio una settimana di aste. Sono contentissima di rivedere di nuovo la gente in sala, sono davvero felice. Ovviamente ringrazio anche le persone che ci seguono tramite internet. Abbiamo avuto il record degli accessi tramite il sito internet, quindi siamo contenti anche di questo. Ma io sono contenta di vedervi in sala. Mi spiace, ma lo devo dire. È sempre bello vedere le persone quando si fa un'asta. Vi ricordo che al prezzo di aggiudicazione bisognerà aggiungere il 22%, che sono i diritti IVA inclusa. Quindi il prezzo di aggiudicazione è 1.000 euro più il 22%, che sono i diritti d'asta. Bene, quindi iniziamo con l'asta. Oggi il pomeriggio sarà completamente dedicato ai dipinti. Il lotto numero 1, iniziamo con un pezzo importantissimo, è stato attribuito alla cerchia o un seguace, comunque una persona molto vicina a Brugger il Giovane, che viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 5.000 euro per il banco. Per il banco 5.000, il banco a 5.000. 5.000 per il banco. Per il banco, se non vedo altre offerte, aggiudico il banco a 5.000 euro. 5.000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, banco. Lotto numero 2. Il lotto numero 2 è un'assunzione di Maria. Adesso iniziamo con i quadri a tema religioso e poi continueremo. Il lotto numero 2. Lemmo Rossi Scotti, un'assunzione di Maria, un olio su tavola. Ci sono delle diffusi problemi perché ovviamente è un dipinto antico. 1.500 euro, la base d'asta da confermare. Il banco aspetta 1.500, 1.500. 1.500, il banco aspetta 1.500, conferma della base d'asta, 1.500, 1.000, 1.500. Lotto successivo, il lotto numero 3. È un pittore anonimo del XVII secolo, un Cristo deriso, olio su tela, estese cadute di colore da restaurare, 1.500 e la base d'asta che deve essere confermata. Se per piacere potete seguire anche in televisione. Ora allora attendo. Aspetto. Se mi dite qualcosa, io vado avanti. Come? Ok. Cinque è la base d'asta da confermare, tanto potete seguire me per la sala, internet ha altre regole. Cinque per la sala, chi offre in sala cinque alzi la paletta, cinque, nulla. Lotto numero 4. Il lotto numero 4 è un pittore anonimo del XVIII secolo, natura morta con uve e pesche, 1.000 euro, la base d'asta da confermare al banco. Il banco aspetta 1.000, conferma della base d'asta, chi offre 1.000, 1.000, 1.000. Lotto numero 5. È una riunione di dame e cavalieri del 1900, degli 1600-1620 circa, un olio su tavola, già Galleria Caretto Torino, è stato esposto presso la Galleria Caretto 3005, la base d'asta da confermare al banco. 3005, il banco aspetta 3005, conferma della base d'asta 3005. Lotto numero 6. Pittore anonimo, una sacra famiglia, olio su tela. 2005, la base d'asta da confermare al banco. 2.5, il banco aspetta 2.5, conferma della base d'asta. 2.5. Lotto numero 7. Pittore anonimo, ancora una Madonna con bambino, un olio su tela, opera rintelata, piccole cadute di colore. 2.2, la base d'asta da confermare al banco. Il banco aspetta 2.2, conferma della base d'asta. 2.2. 2.2. Lotto numero 8. Pittore anonimo, una donna con bambino e uccellino, XV secolo, olio su tavola, ambito leonardesco, 5.000 euro, la base d'asta da confermare al banco, 5.000, il banco aspetta 5.000, 5.000. Lotto numero 9. Gesù e Maria Vergine, pittore anonimo, marcata lacerazione sulla tela, da restaurare, 1.500, la base d'asta da confermare al banco, 1.500, 1.500. Mi scusi, ma sono senza immagine.
Siete senza immagini. Io purtroppo non posso fare nulla. Vorrei che qualcuno mi potesse... Stiamo cercando di sistemare. Se per Claudio mi dici qualcosa? Non vedono le immagini, quindi non sanno su che cosa fare le offerte. Allora c'è questo piccolo particolare, lo capisco. Valentina, se per favore puoi distribuire i cataloghi in sala alle persone che sono in sala. Se per favore prendete i cataloghi e li date a tutti. Grazie. Perché sennò facciamo l'asta al buio per la sala. Ora vi diamo i cataloghi. Almeno seguiamo con il catalogo. Prendete i cataloghi, per favore. Guido, se portate i cataloghi in sala. Va bene, comunque portiamo i cataloghi così almeno le persone seguono, tanto non è che dobbiamo... Perfetto, però. Allora, il lotto numero 9 era 1.500, la base d'asta da confermare al banco. 1.500, il banco aspetta 1.500, conferma della base d'asta. 1.500. Lotto numero 10. Pittore anonimo, Cristo e l'adultera, 17 secolo, olio su tela, l'opera è stata rintelata e ci sono delle cadute di colore. 3.003, la base d'asta da confermare al banco. 3.003. Lotto numero 11. Ancora un pittore anonimo, il soggetto è sempre religioso, è un'adorazione dei, qui davanti, adorazione dei magi. L'opera è stata rintelata a 2.000 euro, la base d'asta da confermare al banco. 2.000, il banco aspetta 2.000, conferma della base d'asta, 2.000. Lotto numero 12. Pittore anonimo, adorazione del bambino, olio su tela, opera rintelata, 2.000 euro, la base d'asta da confermare al banco, 2.000. Lotto numero 13. Pittore anonimo, Maria Maddalena, 17 secolo, olio su tela, l'opera è rintelata dei restauri, dovrei avere 3 telefoni collegati, se mi dite di sì. Perfetto, 1000, 1100, 1200, chi offre 1200 dai telefoni? 1200 per Valentina, aspetto 1300, chi offre 1300 dai telefoni o la sala? 1300 Doriana, aspetto 1400, chi offre 1400? 1300 per Doriana, aspetto 1400, altrimenti aggiudico a Doriana. 1300 per la prima, 1300 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Doriana, telefono. Lotto numero 14, pittore anonimo, ritratto di santo Consaio, 17 secolo, olio su tela, l'opera è stata rintelata, l'ambito è genovese come attribuzione, è restaurata l'opera. 1.500, la base d'asta da confermare al banco, il banco aspetta 1.500, conferma della base d'asta, 1.500. Lotto numero 15. Pittore anonimo, ritratto di santo, 17 secolo, olio su tela, l'opera è stata rintelata, ci sono dei restauri, l'ambito anche in questo caso è genovese. 1000 euro da confermare al banco, il banco aspetta 1000, conferma della base d'asta, 1000. 1000. Lotto numero 16. Pittore anonimo, questo ritratto virile, opera rintelata, piccoli restauri. 1000 euro la base d'asta da confermare al banco. Il banco aspetta 1000, conferma della base d'asta. Lotto numero 17. Pittore anonimo, ritratto virile, 17 secolo, un olio su tela, l'opera è stata rintelata, 2.500, la base d'asta da confermare al banco, 2.500. Il banco aspetta 2.500. Lotto numero 18. Pittore anonimo, ritratto femminile, 17 secolo, opera rintelata, 2.500, la base d'asta da confermare, 2.500. Lotto numero 19. Perfetto, il lotto numero 19 è un pittore anonimo, fine 16 secolo, inizi 17 secolo, è una sibilla, olio su tela, rintelata, dei restauri. 2.500 confermati, 2.500, 2.500, 2.500 confermati, se non vedo altre offerte aggiudico a 2.500,
2-5 per la prima, 2-5 per la seconda, 1-2, 1-2, 3. Lotto numero 20, Giulio Boetto, Cristo davanti a Pilato, olio su masonite, 1000 euro da confermare al banco, 1000. 1000. Lotto numero 21, Enrico Gamba, pulizia in convento, olio su tavola, Giocalleria Affogliato Torino, pubblicato sul Marini. Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del primo Novecento, 1000 euro da confermare al banco. Il banco aspetta 1000, conferma della base d'asta, 1000. Lotto numero 22. Il lotto numero 22, Pier Celestino Gilardi, tirata ad orecchi, olio su cartoncino, parere verbale favorevole di Marini come attribuzione, 2000 confermati al banco. 200, 22, 23 per il banco, 23 del banco, 24 per Doriana, cosa mi dicono gli altri telefoni? 25 Valentina, 25 il banco aspetta, 26, 26 Doriana, aspetto 27, 27 confermati, che offre 28, 28 Doriana, 28 aspetto 29, 29 confermati, aspetto 3000. 2,9, 3.000, 3.000, che offre 3,2, 3.000 per Doriana, 3,2 confermati, aspetto 3,4, 3,4 confermati, aspetto 3,6, altrimenti aggiudico a 3,4 Doriana, 3,6 confermati, 3,6, 3,6 confermati, 3,6 per Valentina, se sta bene a tutti aggiudico a 3,6 a Valentina, 3,6 per la prima, 3,6 per la seconda, 1,2, 1,2, 3. Valentina, c'è posto davanti se desidera sedersi. Lotto numero 23, un pittore anonimo, sono antiche rovine con figure, XVII secolo, opera rintelato in olio su tela, 2.000 euro da confermare al banco, 2.000. Il banco aspetta 2.000, conferma della base d'asta, 2.000. 2.000. 2.000. Lotto numero 24, pittore anonimo del XVII secolo, marina con figure, l'opera è rintelata, 5.500, la base d'asta da confermare al banco, 5.500, il banco aspetta 5.500, conferma della base d'asta. Lotto numero 25, pittore anonimo, XVIII secolo, paesaggio con figure, olio su tela, ci sono delle cadute di colore, 1.000 euro, la base d'asta da confermare al banco, 1.000, il banco aspetta 1.000. 26. Di Piero Giuseppe Baggetti, paesaggio con guado, olio su tavoletta, opera firmata, abbiamo 1.500 per il banco, 1.600 Sant'Agostino Web, 1.600 Sant'Agostino, 1.600 per il web, rilancio sul web di 1.600, 1.600 per il web, se sta bene a tutti aggiudico al web 1.600, 1.600 per la prima, 1.600 per la seconda, 1.2, 1.2, 1.600 web, Paola. Lotto numero 27 di Angelo Beccaria, 1866 la data, opera olio su tela e rintelata, è stato esposto a Torino già nel 1867 alla promotrice, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 2.500 euro da confermare al banco, 2.5, il banco aspetta la conferma della base d'asta di 2.500 euro, 2.5. Lotto numero 28 di Giuseppe Palizzi, la beverata nella foresta di Fontainebleau, olio su tela, rintelata, 7.000 euro da confermare al banco, 7.000, il banco aspetta 7.000, conferma della base d'asta, 7.000. Lotto numero 28, 29, di Jules Hérault, batteria d'artiglieria della Marina a Montmartre, è stato esposto nel 1889 all'esposizione del centenario dell'arte francese, etichetta cartacea, pubblicato sul catalogo dell'esposizione, viene messo in gara a prezzo di 3.000 euro, io vedo una cosa strana, 3.500, guarda che cosa vedi tu, ok, 3.500, va bene, 3.500 Sant'Agostino Web, 3.500 per Sant'Agostino Web, 3,5 Sant'Agostino, 3,5 per la prima, 3,5 per la seconda, 1,2, 1,2, 1,2, 3. Sant'Agostino. Non capisco
Comunque va bene. Lotto numero 30. Il lotto numero 30, perfetto. Riccardo Pellegrini, Granada, olio su tavoletta, opera firmata in basso a destra. 1000 euro, la base d'asta da confermare al banco. 1000. Il banco aspetta 1000, conferma della base d'asta, 1000. Lotto successivo, il lotto numero 31. Amedeo Ghesio Volpengo, Fontana A Clavesana, 1873-75, olio su tela, pubblicato sull'Allemandi, viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 3.000 euro da confermare al banco. 3.000, il banco aspetta la conferma della base d'asta di 3.000 euro. 3.000. Lotto numero 32. Adolfo Ferragutti Visconti, Luce nella foresta di Fontainebleau, 1877, viene messo in gara a 3.000 euro da confermare al banco. 3.000. 3.000, il banco aspetta 3.000, conferma della base d'asta, 3.000. Successivo, il lotto numero 33. Sono questi due disegni, iniziamo con i disegni in quadrone, vengono tutti provenienti da una collezione privata torinese, una bellissima collezione privata torinese, vengono messi in gara il primo di Giovanni Battista Quadrone, Salto del cane nel cerchio, è un lotto di due opere, 1000 euro la base d'asta per entrambi, 1000, il banco aspetta la conferma della base d'asta di 1000 euro, 1000. Lotto numero 34, sempre di Giovanni Battista Quadrone, Ritratto di fanciullo, il suonatore di trombone, quindi di nuovo due, sono stati esposti nel 1895 all'esposizione postuma di Giovanni Battista Quadrone, provenienza la medesima rispetto alla precedente, quindi collezione privata torinese. 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 per il banco. Il banco ha 1000. 1000 per il banco. 1000. 1000. 1000 per il banco. Banco 1000. Se sta bene a tutti, aggiudico al banco 1000. 1, 2, 1, 2. Banco. Lotto numero 35, sempre di Giovanni Battista Quadrone, uomo seduto, ritratto di gentiluomo, quindi di nuovo un lotto di due disegni, anche in questo caso esposti all'esposizione postuma di Giovanni Battista Quadrone, 500 euro ancora da confermare al banco, 500, il banco aspetta 500, conferma della base d'asta, 500, lotto numero 36, Giovanni Battista Quadrone, scimmia e carro con figure, anche in questo caso esposti all'esposizione postuma 1895, 500 euro ancora da confermare al banco, 500, il banco aspetta 500, conferma della base d'asta, 500. Successivo, il lotto numero 37, Giovanni Battista Quadrone, Dame e Cavalieri, lotto di quattro acquerelli, bozzetti su carta, esposti a, ancora all'esposizione 1895, 500 euro da confermare al banco, 500, un bellissimo regalo di Natale, 500. Lotto numero 38, Giovanni Battista Quadrone, in questo caso veduta nel parco del circo e ancora circensi, sono due bozzetti, sono due tempere, quindi sono dei disegni più compiuti, 1000 euro la base d'asta da confermare al banco, 1000. Quadrone è famosissimo per tutti i quadri del circo, è uno dei suoi temi. 1000 euro, 1000. Lotto numero 39. Sì? Voleva il 28, allora giudichiamogli il 28 e togliamo questo. Dopo, sì, certo. Perfetto. Mi sembrava strana l'offerta, non capisco, va bene. Allora, lotto numero 38, va bene così. Lotto numero 39, Giovanni Battista Quadrone, paesaggio, 900 euro confermati al banco, 900 per il banco, banco 900 per il banco, 900 per il banco, 900, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 40, Giovanni Battista Quadrone, scena di costume con armigeri, olio su tela, autentica di fogliato su fotografia, 3.000 euro da confermare al banco, 3.000, il banco aspetta 3.000, conferma della base d'asta, 3.000. Lotto 41, di Giulio Rosati, Beduini nel deserto, acquarello su carta,
viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 15.000 euro. 15.000 euro da confermare al banco. Il banco aspetta la conferma della base d'asta di 15.000 euro. 15. Chi offre 15? La sala, il web, ancora i telefoni. Aspetto 15 conferma della base d'asta. 15. Lotto 42. E Pasini Alberto, Cavalieri al Galoppo, 1862. Questo bellissimo quadro è molto raro di Alberto Pasini, perché ci sono pochissimi quadri con le montagne. È stato esposto presso la Fondazione Accorsio Metto nella bellissima mostra all'Oriente di Alberto Pasini del 2014 a cura di Marini. L'abbiamo visto tutti e ammirato. 55.000 euro la base d'asta da confermare al banco. Il banco aspetta 55, conferma della base d'asta. 55. 55. È un bellissimo quadro, molto raro, ma poi molto intenso. 55. Il lotto successivo, il lotto numero 43. Allora, il lotto numero 43 è il primo dei due quadri di fatto museali di Antonio Fontanesi, che sono il fronte e il retro di un testo cardine della pittura dell'Ottocento piemontese, quindi la copertina e la controcopertina del Mallet. Il primo è la National Gallery. Fontanesi andò a Londra, studiò i maestri inglesi, Turner e Constable, e ne rimase impressionato. E schierì anche moltissimo la tavolozza in questi quadri, che sono rarissimi e bellissimi. Il lotto è diviso, ma ovviamente sarebbe bello che rimanessero in una collezione unica, proprio perché sono simili. Il primo è la National Gallery, 1865-66, viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 30.000 euro da confermare al banco. Il banco aspetta la conferma della base d'asta di 30.000 euro. 30.000 mi conferma la base d'asta, la sala? Aspetto la conferma della sala. 30.000 euro mi conferma? Aspetto 30. 30 dalla sala, 30.000, la sala aspetta la conferma della base d'asta, 30, 30, bellissimi, super pubblicizzati, hanno avuto l'onore di una pagina sulla Repubblica di domenica, 30.000 euro la conferma della base d'asta, la sala aspetta 30. Lotto numero 44 è l'altro dei due Fontanesi, in questo caso è il Big Ben, 1865-66, olio su tavola, giocalleria affogliato, anche questo, invece questo è proprio la copertina del Mallet, la pittura dell'Ottocento piemontese, e entrambi hanno partecipato alla bellissima mostra alla gamma dedicata proprio ad Antonio Fontanesi a cura della Maggio Serra. Questo quindi è la copertina, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 35.000 euro da confermare al banco. Il banco aspetta 35, conferma della base d'asta. 35, 35, dal web, dalla sala o dai telefoni. 35.000 euro da confermare al banco. 35. Il lotto successivo, il lotto numero 45, il Mosè Bianchi, Meriggio Invernale a Milano, olio su tela, autentica di Marini su fotografia, 1.100-1.200, il banco si ferma a 1.200 euro, chi offre 1.300? No, non è tuo, mi devi fare 1.300, Valentina. 1.300 per Valentina, Valentina 1.300, 1.300 per la prima, 1.300 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 46, sono due lotti di Antonio Fontanesi, di fatto è un fronte e un retro, al retro ha questo nudo, 1.000 euro per il banco, banco 1.000 per il banco, banco 1.000, 1.000 per la prima, 1.000 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 47, Antonio Fontanesi, radura con quinte boscosa a destra e in fondo, prima del 1876, disegno a matita su carta, autentica di Rossana Maggio su fotografia in data 2013, 1000, 1100, 1200, il banco ha 1200, 1200 per il banco, banco 1200, 1200, 1, 2, 1, 2, 3. Successivo, il lotto numero 48 di Vittorio Avondo, Cielo mattinale, autentica su fotografia di Marini, pubblicato sul Tovez, l'opera pittorica di Vittorio Avondo, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 3,5,
3, 7, 3 e 9, 4 e 2, 4 e, 4 e 2, 4 e 6 per il, 4 e 4 per il banco, scusate, 4 e 4 per il banco. 4 e 4 per il banco, banco 4 e 4 per il banco, se non vedo altre offerte aggiudico il banco a 4 e 4, 4 e 4 per la prima, 4 e 4 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 49, Pietro Fa Giacomo, paesaggio veneziano, olio su cartone pressato, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 7.000, 8.000, 9.000 per il banco, banco 9.000, 10.000 per il banco, banco 10.000, per il banco 10.000, 10.000 banco, 10.000 per il banco, banco 10.000, 10.000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. Lotto numero 50, Roger Jutko, Cervinia, olio su tela, segni di restauro, 1000 euro per il banco, banco 1000, per il banco 1000, 1000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 51, di Carlo Follini, Pineta di Viareggio, olio su tela, i valori dei dipinti dell'Ottocento di Allemandi e la pubblicazione, 5000 euro confermati per il banco, 5000 per il banco, 5000, 5000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 52, di Carlo Follini, questa bella veduta di paese, olio su tavoletta, viene messa in gara 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 per il banco. Il banco a 2000, Elena 200, 2000 per il banco aspetta 200 prossimo rilancio, altrimenti aggiudico a 2000, 2000 è tuo Valentina, 2000, Elena 200, 200, 22 in sala, sala 22, per la sala 22, sala 22, 24 alla voce, 24 alla voce, aspetto 25, accetto 25, 24 per Elena, 25 sala, 2,5 sala, 2,5 sala, 2,6, aspetto 2,7, 2,6 telefono, aspetto 2,7, 2,7 sala, 2,7 sala, 2,7, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8 telefono, aspetto 2,9, altrimenti aggiudico a 2,8, 2,9 sala, 2,9 sala, offri 3,000 telefono, 3,000 telefono, 3,000. Aspetto 3 e 2 dalla sala o dall'altro telefono, altrimenti aggiudico al telefono a 3.000, 3.000 per la prima, 3.000 per la seconda ed è il telefono, 3.000 per la prima, 3.000, 3 e 2, 3 e 2, 3 e 2, sala, 3 e 4, e il prossimo rilancio è 3 e 4, 3 e 4 al telefono, 3 e 4 per il telefono, la sala la prima, 3 e 4 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4 per il telefono. Il lotto numero 53, ancora Carlo Follini, calma pomeridiana, rustico in Val d'Aosta, olio su tela è stata rintelata, viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 5.000 euro da confermare al banco, 5.000, il banco aspetta la conferma della base d'asta di 5.000 euro, 5.000. Lotto numero 54, Achille Befani Formis, paesaggio lombardo, olio su tela, viene messo in gara a 2.500 euro confermati al banco, 2,5, 2,5 per il banco a 2,5, 2,5 per la prima, 2,5 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 55, Marco Calderini, Valsolda sul lago di Lugano, 1877, olio su cartone pressato, parere verbale favorevole del professor Marini, 2.000 euro confermati al banco, 2.000 per il banco, banco 2.000 per il banco, 2.000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ancora il lotto numero 56, Giovanni Giani, estate in valle 1901. Olio su tela, 10.000 euro da confermare al banco e il quadro alle mie spalle, 10.000. Il banco aspetta 10.000, conferma della base d'asta, 10.000. Successivo, il lotto numero 57.
di Carlo Pollonera, il paesaggio del 1923, olio su tela, segni di restauro al retro, 4.000 euro da confermare al banco, 4.000, 4.000, 58. Carlo Pollonera, aprile 1887, olio su tela, è stato esposto a Roma, esposizione di belle arti. 7.000 euro da confermare al banco, 7.000, 7.000. Lotto numero 59, di Lorenzo Delleani, paesaggio con il Bonviso, 1892, viene messo in gara 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.000. 3.000, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 e di Elena, 3.8 e di Elena. Vedo che siete con la stessa persona. 3.8, quindi c'è la Valentina al telefono. 3.8, 3.8, 3.8. E con Valentina? 3.8, 3.8 per la prima, 3.8 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. Lotto numero 60, Enrico Reisan in campagna, olio su tavoletta, già galleria fogliato, 1.800 da confermare al banco, 1.800 da confermare al banco, il banco aspetta 1.800, conferma della base d'asta. Lotto numero 61. Il primo dei due Delleani sono due ceramiche. Le ceramiche Delleani le faceva spesso, queste mattonelle, poi quando andava a cena da qualcuno o a pranzo e poi le regalava come ringraziamento per l'invito. Lorenzo Delleani, paesaggio con figure e mulino, 1900, formella dipinta, parere verbale favorevole di Marini, viene messo in gara 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, Sant'Agostino Web, 1500. Elena, 1600? Chi è che ha in linea la telefonata? 1500, aspetta. 1500, 1500, Sant'Agostino Web, 1500, 12, 1600, sala. 1.600 sala, 1.600 sala, 1.600 sala, 1.600 per la prima, 1.600 per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico in sala, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 209. Lotto numero 62 è la seconda delle formelle di Lorenzo Delleani, tra le spighe di grano, 1.893, formella in ceramica dipinta, 1000, 1100, 1200, 1300 per il banco. Banco 1300. Doriana 1004? Aspetta solo un secondo. 1004 Sant'Agostino Web. 1004 Sant'Agostino Web. Vorrei sapere chi sta chiamando. L'altra telefonata, se per favore guardate. 1004. 1004 del web. Aspetto 1005. 1.500 Doriana? Doriana, 1.500? No, 1.004, 1.500 sala, 1.500 sala, per la sala 1.500, sala 1.500 per la sala, sala 1.500, 1.500 per la prima, 1.500 per la seconda, 1.600 Sant'Agostino Web. 1.600 Sant'Agostino, 1.600 Sant'Agostino, 1.700 sala, sala 1.700 per la sala, sala 1.700 per la sala, sala 1.700, se sta bene a tutti aggiudico in sala 1.700, 1.700 per la prima, 1.700 per la seconda, 1, 2, 1.800 Sant'Agostino Web, 1.800 Sant'Agostino Web, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800 per la prima, sto giudicando, 1.900 sala, sala 1.900, per la sala 1.900, sala 1.900, 1.900 per la, 2.000 Sant'Agostino Web, 2.000, 2.000 Sant'Agostino Web, 2.000, 2.000 Sant'Agostino Web, 2.000 per la prima, 2.000 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Sant'Agostino. Lotto numero 64,
Walter Weiss, questo veliero olio su tela, 1000 euro per il banco, banco 1000, per il banco 1000. 63 ed è tuo, Valentina, 1000, 1000, seguite, 1000, 1000 per la prima, 1000 per la seconda, 1, 2, 1, 2, tuo. 64 e il veliero nel mare del nord di Lorenzo Delleani, olio su tavoletta, pubblicato su Delleani La vita, le opere e il suo tempo a cura di Angelo Dragone, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 3, 2, 3, 4, 3, 6. Il banco si ferma a 3, 6, aspetto 3, 8. Valentina, 3, 8. Delleani il veliero, 3, 6 è mio, aspetto 3, 8 dal telefono. 3, 6, 3, 6. 3 e 6 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 65, capolavoro assoluto di Cesare Maggi, data spettacolare 1907, Valbregaglia, olio su tela, pubblicato, strapubblicato, è un quadro capolavoro di Cesare Maggi, quadro capolavoro. Raramente se ne trovano di così belli con la data giusta del divisionismo. 1907, Cesare Maggi, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 30, 31, 32, 33, 34, Sant'Agostino Web. Voglio sentire i telefoni. 35 per Doriana, 35 per Doriana, quadro capolavoro da museo. 35 per Doriana, Elena... 36, 36 tele, 37 telefono, 37 telefono, 37 telefono, 37, un capolavoro, 38 vorrei ben dire, 38, chi offre 39, 39, aspetto 40, 40, 40, Sant'Agostino Web, 40, Sant'Agostino. 40 Sant'Agostino, 41, 41, 41, 41, telefono Doriana, 41, 42, Sant'Agostino Web, sono contenta, 42, perché è un capolavoro questo qua, 43, quadro museale bellissimo, di data stupenda, 43, 43, 44, Sant'Agostino, 44, aspetto, 45, 44, 44, 44, Sant'Agostino Web, può intervenire la sala, un quadro capolavoro. 44, vorrei sapere gli altri telefoni? 44, 44 per la prima, 44 per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico a Sant'Agostino Web. 45, volevo, insomma è un bellissimo quadro, 45. 45 per la sala, sala 45, aspetto 46, altrimenti aggiudico in sala 45, 46, Sant'Agostino Web, 46, Sant'Agostino Web, 46, 46, 46 per il web, 46 web, è un quadro bellissimo. Se ne trovano pochi così belli di data perfetta. 46 Sant'Agostino Web, 46 per la prima, 46 per la seconda, se sta bene a tutti aggiudico Sant'Agostino Web, 46, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sant'Agostino Web, complimenti, complimenti anche alla sala. Lotto numero 66, sempre un quadro di Cesare Maggi, a San Mauro in una serata d'inverno 1911, che fu esposto alla Biennale di Venezia del 1912, alla 10ª esposizione internazionale dell'arte della città di Venezia. Ebbe una sala personale proprio Maggi nella Biennale del 12, quindi un quadro bellissimo. Maggi nel 12 forse non faceva più quadri divisionisti, quindi è un quadro diverso. Una bellissima neve, una bellissima atmosfera. Quadro super pubblicato con un bellissimo curriculum. 30.000 euro è la richiesta. 30. Il banco aspetta 30. Conferma della base d'asta. 30. 30.
867 di Eugenio Cecconi, casolare con pagliaio e mare, olio su tavoletta, già galleria d'arte Vitelli, 1.500 confermati al banco, 1.500 per il banco, banco 1.500 per il banco, 1.500, 1.500, 1.2, 1.2, 3, 1.500. L'868 di Edoardo Sivori, Marina, olio su tela, 2.000 euro la base d'asta da confermare al banco, 2.000, il banco aspetta 2.000, conferma della base d'asta, 2.000. Lotto numero 69, Antonietta Brandes, un bellissimo quadro, primi freddi sulle Alpi Apuane, Marina di Massa, olio su tavoletta, veramente un bellissimo quadro, 5.000, molto elegante, 5.000 euro la base d'asta da confermare al banco, 5.000. 5.000. L'870 Liegi, paesaggio con figure, 3.000 euro la base d'asta da confermare al banco, il banco aspetta 3.000, conferma della base d'asta, 3.000. 71 Ulvi Liegi, veduta della Fortezza Vecchia, olio su cartone pressato, viene messo in gara, 1.500, 1.600, 1.600, Valentina mi offri 1.700 per Valentina, 1.800 Elena, 1.800 Elena, aspetto 1.900, ti offre 1.900, 1.900 Valentina, aspetto 2.000, 1.900 Valentina, 2.000 per Elena, aspetto 200, ti offre 200, 2.000 per Elena, 2.000 per Elena, 200 per Valentina, Valentina 200, aspetto 2.2, 2.2 confermati, 2.2 per Elena, aspetto 2.3, 2.3 per Valentina, 2.3 Valentina, ti offre 2.4, Elena, 2.4 Elena, 2.4 per Elena, Elena 2.4, 2.5 Valentina, 2.5 Valentina, 2.6 Elena, Elena 2.6, 2.6, 2.6, 2.7, 2.7 Valentina, 2.7, 2.8, 2.8, aspetto 2.9, 2.8, 2.9 Valentina, sì, 2.9, 2.9 Valentina, aspetto 3.000, ti offre 3.2, 3.000 Elena, aspetto 3.2, 3.000 per Elena, 3.000 per la prima, 3.2 Valentina, Valentina 3.2, 3.2 Valentina, 3.2 Valentina, 3.2 per la 3.4, confermati 3.4, Elena 3.4, aspetto 3.6, 3.4 per Elena, 3.6 Valentina, 3.4 per Elena, se non vedo altre offerte aggiudico a 3.4, 3.4 per la prima, 3.4 per la seconda, 3.4, 1.2, 1.2, 3, 3.4 Elena, 72. Luigi Serralunga, questo bel quadro di rose, olio su tela, 1.000 euro da confermare al banco, 1.000 per la sala, 1.000 sala, 1.000 per la sala, 1.000 sala, 1.000 per la prima, 1.000 per la seconda, 1.2, 1.2, 3, 1.000 sala, a dopo. No, no, ma poi non capisco la cifra. No, no, 1.000 sala. Scusami, 272, se magari ce lo scriviamo, non capisco. Ed era il 72, eh? Poi se mi dite perché no. Lotto numero 73 di Renato Natali, figure al tramonto, olio su tela, già collezione Odo Tabacchi, 1.000 euro la base d'asta da confermare al banco, 1.000, il banco aspetta 1.000, conferma della base d'asta, 1.000. L'archivio di Tabacchi leggevo sulla stampa che è confluito in Accademia Albertina, sono contenta perché è stato un grandissimo scultore, quindi è bello che l'archivio vada in un'istituzione pubblica. 1.000 euro da confermare al banco, 1.000. Lotto 74. Ercole Olivetti, bellissimo quadro, paesaggio con danzatrice e scultura 1932, olio su tela, 1.000, 1.100. Il banco a 1.100, 1.100 per il banco, banco 1.100,
1100 per la prima, 1100 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. Lotto numero 75, Giuseppe De Winter, Torino, Piazza San Carlo, olio su tela, sembra una finestra proprio su Piazza San Carlo. Viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 per il banco. Banco 1600, aspetto 1700. 1007 per Elena, aspetto 1008. 1007 Elena, aspetto 1008. 1008 Fiola, aspetto 1009. 1009 confermati per Elena, aspetto 2000. 1009 Elena, aspetto 2000 per Fiola. 2000 Fiola, aspetto 200. 2000 Fiola, 200 confermati. 200 confermati per Elena, 200 che offre 22, altrimenti aggiudico a 200 a Elena. 200 per la prima, 200 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, Elena. 76, Marcello Boglione, nevicata all'Orto Botanico di Torino, olio su cartone pressato, 1.500 da confermare al banco. Il banco aspetta 1.500, conferma della base d'asta, 1.500. 77, Carlo Stratta e Carlo Pollonera è un quadro a quattro mani, o a due perché uno ovviamente dipinge con una mano, scena autunnale 1914, olio su tela, opera eseguita a quattro mani ed è stata anche firmata da entrambi. Viene messa in gara 2200, 200 è di Elena, Valentina 22, Valentina 22. Altrimenti aggiudico a Elena 200, 200 per la prima, 200 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, 2. Lotto numero 78, Alberto Rossi, quadro bellissimo. Figure al pozzo 1881, olio su tela, viene messo in gara a 2500 euro da confermare al banco. 2,5, 2,5, un quadro bellissimo, 2,5, sono contenta. 2,5, 2,5 sala. 2,5 per la sala, sala 2,5, 2,5 per la prima, 2,5 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3. Bene, 2,84. Brava, bellissimo. Lotto numero 79, Pier Celestino Girardi, Casa Galizia a Compertonio, 1904, olio su tavoletta, già galleria fogliato, 1,5, 1,6, 1,7, 1,7 è tuo Elena, 1,7 Elena. Per Elena 1007, 1008 Sant'Agostino Web, aspetto 1009 dal telefono. 1008 qui. 1009 per Elena. Elena 1009. Per Elena 1009. Per Elena 1009 per Elena. Se non vedo rilancio 2000 dal web. 2000 web. Web 2000, 200. 200 Elena. Elena 200. Elena 200, se sta bene al web io giudico a 200, 200 per la prima, 22 Sant'Agostino Web, aspetto 23 da te. Facciamo 23. 23 confermati, 23, 23 telefono, se sta bene a tutti io giudico a 23 al telefono, 23 per la prima, 23 per la seconda, 1, 2, 24 Sant'Agostino Web, 24 Sant'Agostino, 25, ancora 25. 2,5, 2,5 al telefono, 2,5 per il telefono, telefono 2,5, 2,5 per la prima, 2,5 per la seconda, 1, 2, sto per battere, 1, 2, 1, 2, 3, 2,5, tuo telefono. Lotto numero 80, Giuseppe su tavola, 1000 euro da confermare al banco, 1000, il banco aspetta 1000, conferma della base d'asta, 1000. 81, Italo Mussi di Lio Montano, 1920 circa, olio su tavola, provenienza eredi dell'artista. Questo era proprio sul comodino di Italo Mussi, e questi sono i figli. È un quadro anche dai colori particolarissimi, bellissimo, proprio di montagna, e poi con i figli viene messo in gara 800, 850, 900 per il banco, banco 900 per il banco, 950 sala, sala 950 per la sala. Sala 950, 950 per la sala, 1000 sala, 1000, 1100 sala, sala 1100, 1100 sala, 1100 sala, 1200 sala, 1300 sala, 1300 sala,
1.300 per la sala, 1.400 ancora per la sala, 1.500 per la sala, 1.500 per la sala, 1.600 per la sala, 1.600 sala, 1.600 sala, 1.700 sala, 1.700 per la sala, sala 1.700, 1.700 per la prima, 1.700 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1.700. Avrei solo bisogno di vedere la sua paletta, grazie. Il numero 372, grazie. L'altro quadro di Italo Mius è un quadro più tipico di Italo Mius, un interno di baita con figure, olio su tela di Iuta. L'opera è firmata, 8.000 euro la richiesta, 8.000, proprio un interno di baita, proprio tipico quadro di Italo Mius. 8.000 euro la richiesta, 8.000, 8.000, il banco aspetta 8.000, conferma della base d'asta. Lotto numero 83 di Alessandro Lupo, il primo dei Lupo. In questo caso partiamo con un mercato veneziano. La richiesta è di 2.000 euro da confermare al banco. 2.000, il banco aspetta 2.000. Successivo il lotto numero 84, sempre di Alessandro Lupo. In questo caso un mercato di Cournier tra gli anni 20 e gli anni 30. Già Galleria Fogliato Torino, 3.000, 3.2 per il banco, banco 3.2, per il banco 3.2, 3.2 banco, 3.2 per la prima, se non vedo altre offerte aggiudico il banco a 3.2, 3.2, 1.2, 1.2, 1.2, 3, 3.2. Lotto numero 85, ancora Alessandro Lupo, Torrente Alpino in questo caso, viene messa in gara a 1.500 euro di base d'asta da confermare al banco, 1.500. 1.500. 86. Alessandro Lupo, mercato torinese, 6.000 euro confermati al banco. 6.000 per il banco, banco 6.000 per il banco. 6.000 banco. 6.000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 87, la prima di questi quadri di donna, di nudi di donna, di modelle, Giovanni Arnaud Junior, modella in posa con testa di caprone 1915, olio su tela, l'opera è stata rintelata, quadro molto sensuale, molto grande, viene messa in gara a 2.000 euro di base d'asta da confermare al banco, 2.000, il banco aspetta 2.000, conferma della base d'asta, 2.000. Lotto numero 88. Grunland, Bagnanti, olio su tela, provenienza dono dell'artista negli anni 30 agli attuali proprietari, 3.000 euro da confermare al banco, 3.000, il banco aspetta la conferma della base d'asta di 3.000 euro, 3.000. Lotto 89, Luc Barbu Dravy, modella in posa 1925, è stato esposto a Parigi nel 1926, 4.000 euro la base d'asta da confermare al banco, 4.000, 4.000, lotto 90, di Salinas, di Pablo Salinas, questo nudo femminile, 2.500 euro la base d'asta da confermare al banco, 2.500, Lotto 91 di Alcide Davide Campestrini, nuda in posa 1889, olio su tela, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.000 per il banco, il banco a 3.000 per il banco, 3.000 banco, per il banco 3.000, 3.000, 1, 2, 1, 2, 3, banco. Lotto 92 di Angelo Morbelli, questo nudo femminile seduto, 1919, 5.000 euro confermati al banco, 5.000 per il banco, banco 5.000 per il banco, banco 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 93, Luca Possiglione, la maternità, olio su cartoncino, 1.000 euro da confermare al banco, 1.000, il banco aspetta 1.000, conferma della base d'asta, 1.000. 94, sempre di Luca Possiglione, signora in giardino, viene messa in gara a 4.000 euro di base d'asta da confermare al banco, 4.000. 95, di Antonio Mancini, figura in costume, pubblicata sul Virno,
catalogo ragionato dell'opera di Mancini, 10.000 euro da confermare al banco. Il banco aspetta 10.000, conferma della base d'asta, 10.000. No, no. 96. È stato ritirato il lotto numero 96 di Giuseppe De Santis. Passiamo al 97, scusate, di Gustavo Mancinelli, romantica fanciulla, olio su tela, 1.000 euro confermati al banco, 1.000 per il banco, 1.000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1.000, 98. Di Armando Spadini, pensieri, olio su tela applicata su cartone, viene messa in gara, 1.200 euro da confermare al banco, 1.200, il banco aspetta, 1.200, conferma della base d'asta, 1.200 per la sala. Sala 1.200 per la sala. Sala 1.200. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 7, 2. Me lo ricordo. Lotto 99. Federico Zandomeneghi, la lettura matita su carta viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 per il banco. Il banco ha 1.500, 1.600 per il telefono. Telefono 1.600, 1.600, 1, 2, 1, 2, 3, 2. L'800. Di Angelo Garino, c'è stato un errore in catalogo, è scritto Piero Garino, ma è Angelo Garino, donna araba, donna uomo, di fatto, perché questo qua è un uomo, ovviamente vestito da donna, come in Garino faceva queste donne uomini. Giocalleria Fogliato, pubblicato sul Marini, un quadro bellissimo, 3.000 euro la base d'asta da confermare al banco, 3.000, quadro spettacolare, 3.000, 3.000, 101, Edoardo Gioia, ritratto di Giuseppina Succio, London, opera firmata e localizzata, 1.500 da confermare al banco, 1.500, il banco aspetta, 1.500, 102. Eleuterio Pagliano sull'amaca, olio su tavoletta, 1.000 euro da confermare al banco, 1.000, il banco aspetta, 1.000, conferma della base d'asta, 1.000. 103. Demetrio Cosola, la lettura, olio su tela, è stato esposto nel 2001 a Chivasso alla mostra antologica dell'opera di Demetrio Cosola. Viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 3.000 euro da confermare al banco. 3.000. 104. Aleardo Villa. Fiore tra i fiori, olio su tela. Ci sono dei segni di craquelare sulla tela. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.000, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.000. 4.102, 3, perché io mi fermo a 4.003 e 4.5, il banco ancora 4.5 per il banco, banco 4.5, Valentina 4.7, 4.5 per il banco, banco 4.5, 1.2, 1.2, banco, lotto numero 105. Questo bellissimo quadro di Vittorio Cavalleri, che è un ritratto femminile, olio su cartone pressato, 5.000 euro, la base d'asta da confermare al banco, 5.000. 5.000, è bellissimo questo ritratto di Cavalleri, 5.000 euro, bellissimo quadro. 106. Cesare Maggi, è il ritratto della signora Perego, è una signora che è realmente esistita, è molto famosa a Torino in determinati anni, mi è stata raccontata una bellissima storia. Erano proprietari dell'Hotel Swiss di Torino e ancora a Bardonecchia dell'Hotel Freius. E nel 1950 il signor Perego invitò dei pittori per fare proprio un cenacolo di pittura. Grazie al signore che mi ha raccontato questa bellissima storia. Quindi evidentemente poi questa sorta di cenacolo di pittori andò avanti ancora per qualche anno. La prima volta furono invitati a Bardonecchia un gruppo di pittori senza badare al... Allora si parlava molto del tema trainante, era l'astratto o il figurativo, e però vennero inviati pittori sia astratti che figurativi, e appunto si parlava d'arte, di quelle che dovevano essere le sorti dell'arte italiana. Questo è un quadro del 1953 che ha conosciuto la signora Perego, dice che è molto somigliante alla... appunto alla signora, un bellissimo quadro.
viene messo in gara, infatti un ritratto fu eseguito su commissione, viene messo in gara a prezzo di 2.200, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e il banco si ferma a 2.7. Possono intervenire i telefoni, che offre 2.8. 2.8 per Doriana. Doriana 2.8. 2.8 per Doriana, non vince il web, ma Doriana. 2.8 per Doriana. 2.9 per Fiola. Fiola 2.9. Per Fiola 2.9. 3.000. Aspetto 3.2. 3.000 per Fiola. Aspetto 3.2. 3.000 per Fiola. 3.000 per Fiola, se non vedo altre offerte. 3.2 per Fiola. Fiola 3.2. Aspetto 3.4 da Doriana, altrimenti aggiudico a Fiola 3.2. 3.2 per la prima, 3.2 per la seconda. 1.2, 1.2, 1.2. 3, 3.2 Fiola. L'otto, un piccolo pezzo di storia di Torino di molti anni fa, di 70 anni fa. Lotto numero 107, Corrado Calli, ritratto di Mirko Basaldella, 1937, olio su tavola, è stato esposto nel 95 a Siena, Palazzo Pubblico, il Calli Romani anni 20-30, quindi proprio una mossa sul pittore, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, il banco si ferma a 1500, i telefoni cosa dicono? 1.600 Sant'Agostino Web, 1.600 qui, 1.600 per Paola, Paola 1.600, 1.600 per la prima, 1.600 per la seconda, 1.2, 1.2, Paola. Lotto numero 108, ancora di Corrado Calli, Narciso, 1976, base serigrafica su carta intelata, 1.000 euro da confermare al banco, 1.000, 109. Di Mario Micheletti, il primo trofeo di caccia, è questo bellissimo quadro degli anni 30. Micheletti ha dipinto moltissimo, abbiamo quasi tutti la mamma con il bambino, quindi noi con nostra madre o viceversa, quindi le madonne, i fiori, ma questo è un quadro bellissimo degli anni 30 di Mario Micheletti. È un olio su tela dalle grandi dimensioni, 3.000, 3.2, 3.4 per il banco, 3.6 per Valentina, volevo ben dire, un quadro stupendo. 3.6 per Valentina, aspetto 3.8 da Elena, 3.8 Elena, che offre 4.000, 4.000, 4.000 Valentina, 4.2, perfetto, 4.2, aspetto 4.4, 4.2, 4.4, molto bene, 4.4, aspetto 4.6, 4.6 Elena, Elena 4.6, 4.4 per Valentina, 4.4, se non vedo altre offerte aggiudico a Valentina, 4.4 per, beh, 4.6, è bellissimo, veramente un quadro degli anni 30, 4.6, 4.6, 4.6, aspetto 4.8, 4.6 per Elena, devi fare 4.8 Valentina, sì, 4.6 per Elena, 4.6 per la prima, 4.8, aspetto 5.000, aspetto 5.000, 5.000 confermati, 5.000, 5.000, 5.000, se sta bene a tutti aggiudico a 5.000, 5.000 per la prima, 5.000 per la seconda, 1.2, 1.2, 3, Elena, 110. Sono questi nudi di Guttuso degli anni 80, una tecnica messa su carta, viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 1.000, 1.100, devi fare 1.200 Valentina, sì. 1.100 del banco, 1.100 per la prima, 1.100 per la seconda, 1.2, 1.2, 3, 1.100 banco. 111, questo bellissimo quadro, le bagnanti di Albino Galvano, quindi quadro completamente diverso dai soliti che conosciamo di Galvano. Questo è del 1932, sicuramente un omaggio alla pittura francese di quegli anni, anzi di ben prima. Un omaggio successivo è stato esposto nel 1992 al Circolo degli Artisti ad un omaggio, ad una mostra omaggio ad Albino Galvano. Viene messo in gara a prezzo di base d'asta 10.000 euro da confermare al banco. Quadro molto grande, molto decorativo e bello, cioè di gran respiro. 10.000 euro da confermare al banco. 10.000. Il banco aspetta 10.000, conferma della base d'asta. 10.000. 112. E questa testa del 78 di Mario Tozzi, pastello su carta, opera archiviata,
1.500, confermati al banco. 1.500 per il banco. Banco 1.500. 1.500. Se non vedo altre offerte, aggiudico a 1.500. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2. 113. Giuseppe Migneco, sempre una figura, un volto degli anni 60, pubblicata sul catalogo generale delle opere di Migneco. Viene messa in gara a 2.500 euro di base d'asta, confermata. 2.500 per Fiola. Fiola 2.500. Per Fiola 2.500. Fiola. Fiola per la prima, per la seconda. 2.500 per la prima, per la seconda. 1, 2, 1, 2, 3. Fiola. Lotto numero 114. Al 114 la composizione con figura del 1940-45 di Mario Sironi, olio su tela applicata su tavola, dalle belle dimensioni, registrata presso l'Associazione per il Patrocinio e la Promozione della Figura e dell'Opera di Mario Sironi, viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 12.000 euro confermati al banco, 12 per il banco, banco 12, bellissimo olio di Mario Sironi. 12 per il banco, banco 12 per il banco, banco, 1, 2, 1, 2, 1, 2, banco, Valentina è tuo. Lotto numero 115, un bel dipinto di Michele Cascella, una veduta di Parigi, quindi un quadro un po' diverso, anche vecchio, della Tour Eiffel. Veduta di Parigi con la Tour Eiffel, 5.000 euro, la base d'asta da confermare al banco, 5.000. 116. Questa tecnica messa su carta di Utrillo fu buona nel 1932, fu la copertina di un nostro vecchio catalogo. E abbiamo anche capito, è un quadro dedicato allo scultore Salandri, quindi un quadro anche importante ed è anche benaugurale. 12.000 euro confermati al banco, 12 per il banco, banco 12. Quadro di sapore internazionale, 12.000 euro confermati al banco. 12 banco, per il banco 12, se non vedo altre offerte aggiudico al banco, 12, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 117, il primo dei tre di Ulgerov, questa è del 1970, 500 euro da confermare al banco, 500, il banco aspetta, 500, conferma della base d'asta, 500. 118, pittore anonimo futurista, la cornice del 700, non siamo riusciti a identificare il pittore futurista, ma è sicuramente un pittore futurista probabilmente degli anni 20. 1.500, la base d'asta da confermare al banco, 1.500. 119, ancora di Ulgerov, è una composizione del 26, ma è stata eseguita negli anni 60, quindi è stato ripreso un tema del 26, rieseguito, quindi fatto effettivamente negli anni 60. 1.000 euro la base d'asta da confermare al banco, 1.000, 120, di Ulgerov, paesaggio marino, 1933, anche in questo caso è un quadro del 33 che è stato riproposto negli anni 60. Viene messa in gara 1.000 euro confermati al banco. 1.100, Valentina? 1.100 per Valentina. Valentina 1.100. Per Valentina 1.100. 1.100 per la prima, 1.100 per la seconda. 1, 2, 1, 2. Valentina, 121. Il primo degli spazzapanna, giocatori di scacchi, china su carta applicata su tela, ciao, già galleria la bussola, 800 euro confermati al banco, 800 per il banco, banco 800, 800, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco, 122, questo bellissimo anche il quadro di questa china nera su carta di spazzapanna, cacciatore o cane nel boschetto, 1949, 1.500 euro da confermare al banco, 1.500. Successivo, è sempre di spazzapanna, è una tempera su carta intelata, nubifragio, naufragio, 45-47, giocalleria la bussola, 2.000, 2.3, 2.4, 2.4 per il banco, banco 2.4, 2.5 sala, 2.5 sala, 2.5 per la sala, se non vedo altro, 2-6 sala, 2-6 sala,
metto gli occhiali. 2-7 sala. Sala 2-7. Per la sala 2-7. 2-8 sala. 2-9 sala. 2-9 sala. Sala 2-9. Aspetto 3.000 dalla sala, altrimenti aggiudico a 2-9. 2-9 per la prima. 2-9 per la seconda. 1-2. 1-2. 1-2. 2-9. 2-4-5. L'824 di Nicola Galante, maschere e carte da gioco del 69, olio su tela, 1970, Torino, Galleria La Bussola, omaggio a Galante, la mostra. 1000 euro la base d'asta da confermare al banco, 1000. Il banco aspetta 1000, conferma della base d'asta, 1000. 125, sempre di Nicola Galante, Ponte delle Camionate, Celle, 1962, olio su tela, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 per il banco. Valentina, 1006? 1006 sala. Sala 1006 per la sala. Sala 1006. Valentina, 1007? 1006 sala. 1006 per la prima, 1006 per la seconda. 1-2, 1-2, 1-2. Alla paletta. 294, grazie. Lotto numero 126 di Giulio da Milano, interno con tavolino e statua, Rochblun, Nizza, 1974, olio su tela, è stato esposto a Torino alla Galleria Fogliato 1997, proprio una mossa 900 piemontesi, 800 euro da confermare al banco, 800, 800, 127. Sempre Giulio da Milano, finestra sul mare del 52, è una tempera, 1000 euro da confermare al banco, 1000. 128, di Giulio Boetto, autoritratto al Carnevale di Saluzzo, e lui al Carnevale, un quadro molto gioioso, è lì. Tempera su carta, 1300 euro da confermare al banco, 1003, il banco aspetta 1003, conferma della base d'asta, 1003. 129, di Francesco Tabusso, fanciulle pettirosso tra le betulle, del 1996, non del 1980 come scritto sul catalogo, quindi 1996 la data, è stato messo in gara a prezzo di base d'asta di 6.000, 6.3, 6.6 per il telefono, 6.6 per il telefono, aspetto 7.000 dall'altro telefono, altrimenti aggiudico a 6.6, Elena 7.000? Perfetto, 6.6 per la prima, 6.6 per la seconda, 1-2, 1-2, 3. Valentina, l'830 è uno spazzapanne e una delle due donne dell'odalisco, una donna seminuda in poltrona, 1.500 euro da confermare al banco, 1.500. 131, Luigi Spazzapanne, nudo tra i fiori, tempera su carta intelata, è stato esposto a Torino alla promotrice di Belle Arti nel 77, ancora nel 78, ancora a Torino alla GAM, e viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 3.000 euro da confermare al banco, 3.000, il banco aspetta 3.000, conferma della base d'asta, 3.000. 132. Pipporiani, Le Parche, 1935-36, olio su tela, opera registrata, 2.000 euro da confermare al banco, 2.000. 133. Di Pino Ponti, il primo dei Pino Ponti, Nostalgia di mare, olio su tela, 3.000 euro da confermare al banco, 3.000. 134. Pino Ponti, Navi al Porto, 1943, 3.6 per il banco, banco 3.6, per il banco 3.6, 3.6 per la prima, 3.6 per la seconda, 1.2, 1.2, 3, banco. 135, di Pino Ponti, Barche e Tartane, olio su tela, 1.005 da confermare al banco, 1.005. 136. Sempre di Pino Ponti, la costruzione, olio su tavola, 2008 da confermare al banco, 2.8, il banco aspetta 2.8, conferma della base d'asta, 2.8. 137,
Trento Longaretti, la famiglia sono tutti lì, Trento Longaretti, 1979, 500, 550, 600, 600 per il banco, banco 600, 600, 12, 12, 12, 600, 138, Trento Longaretti, il vecchio e il bambino, 1979, olio su tela, 1500, 1600, Sant'Agostino Web, 1600, 1600, Sant'Agostino, 1600 per la prima, 1600 per la seconda, 12, 12, 12, 3, Sant'Agostino, 139, Trento Longaretti, famiglia di Girovaghi, metà degli anni 80, olio su tela, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, il banco si ferma a 1700, chi offre 1800? Valentina, 1800? Millesette, chi offre 1800? Il lotto numero 139 o 1700 per il banco, aspetto 1800. Millesette per la prima, 1700 per la seconda, 12, 12, 3, 140. Trento Longaretti, famiglia e bambina, 1977, è stato esposto a Bergamo, Palazzo della Regione, e ancora a Milano, Società di Belle Arti, viene messa in gara, 1400, 1500 per il banco, 1500, banco 1500, per il banco 1500, 1600 Sant'Agostino, 1700 Doriana, 1600 Sant'Agostino Web, 1600 per la prima, 1600 per la seconda, 12, 12, 3, 141, Trento Longaretti, poveri anni 70, viene messo in gara 840, 850 di Valentina, 900 Elena, 900, 900 Elena, aspetto 950, magari, va bene, 900, 900, 900, 900, aspetto 950, abbiamo anche una persona sul web, 900 e di Elena, 900 di Elena, aspetto 950, Valentina, lotto numero 141, 950, 950 web, aspetto 1000, aspetto 1000, chi offre 1000? 1000 per Elena, aspetto 1100, 1000 Elena, aspetto 1100, 1000 Elena, se non vedo altre offerte aggiudico a 1000, 1000 per la prima, 1000 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, 1000, 142, ancora. Trento Longaretti, natura morta con uva dell'81, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1100 per il banco, 1100 per il banco, 1100 banco. 1100 per il banco, se non vedo altre offerte aggiudico a 1100, aspetto 1200 dal telefono, 1100 per la prima, 1100 per la seconda, sull'otto 142, sì. 1100, 12, 12, 3, 143, di Ciro Palumbo, visioni, olio su tela, 1500 euro da confermare al banco, 1500, 144, Ciro Palumbo, luoghi mistici, olio su tela, 1200 da confermare al banco, 1200, 145, Antonio Nunziante, interno misterioso del 2004, olio su tela, 2000 euro da confermare al banco. Valentina, mi confermi la base d'asta? ¿146? Ancora Antonio Nunziante, i sogni come le nuvole. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 per il banco. Banco 1800, che offre 1900? 1800 banco, 1800. 1800, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3,
147, ancora Antonio Nunziante, Tormento ed Estasi del 2001, olio su tela, 6.000 euro confermati al banco, 6.000 per il banco, banco 6.000, 6.000, 6.000, 1, 2, 1, 2, 3. 148 di Mario Schifano, questa rosa del 1995, acrilici e smalto su tela con la doppia, autentica, sia della fondazione di Mario Schifano, archivio generale dell'opera di Schifano di Roma, e ancora multistudio pubblicato sul catalogo di multistudio. Viene messa in gara 4.500 euro di base d'asta da confermare al banco. Il banco aspetta 4.500 conferma della base d'asta per questa opera grande di Mario Schifano con la doppia autentica. 4.500, il banco aspetta la conferma della base d'asta di 4.500 euro. 4.500. 149, Mimmo Rotella, Dei del 1958, Décollage, viene pubblicato sull'Anter, Rotella, Décollage, 1954-64, 10.000 euro per il banco, 11 per il banco, Elena 12, 11,5, hai ragione, 11,5 per Fiola, 11,5, chi offre 12 per Valentina, aspetto 12,5, 13 al telefono, 13, aspetto 13,5, 13,5, aspetto 14, 14, aspetto 14,5, 14,5, aspetto 15. 14,5 per Valentina, 14,5, 15 ancora per Fiola, aspetto 15,5, 15,5 confermati, 15,5 confermati, aspetto 16, 16 per Fiola, chi offre 16,5? 16,5 confermati, aspetto 17, 16, 17 confermati, aspetto 17,5. 17 confermati per Fiola, 17,5 per Valentina, Valentina 17,5, chi offre 18, 18 confermati, aspetto 18,5, 18 confermati per Fiola, 18 per Fiola, aspetto 18,5 da Valentina, altrimenti aggiudico a Fiola, 18 per Fiola, 18 per la prima, 18 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Fiola, 150. E la Dami del 1959, olio su tela, opera registrata presso l'archivio di Valerio Adami. 6,5 da confermare al banco. 6,5, il banco aspetta la conferma della base d'asta di 6.500 euro. 6,5. 151, e lo Scanavino, grande, 1967, acrilici su cartone, 70%, 8.000 euro la base d'asta da confermare al banco, 8.000, il banco aspetta 8.000, 8.000, 152, e il primo dei due Mastroianni, cartone graffiato applicato su masonite, 1.005 da confermare al banco, 1.005, 153, Umberto Mastroianni, cartone graffiato, 1.005, 1.006, 1.006 per Doriana, Valentina 1.007, 1.006 Doriana, Doriana 1.006, 1.006 per la prima, 1.006 per la seconda, 1, 2, 1, 2. 154, ancora il Crip, Spirali del 1970, opera tecnica mista su carta, viene messa in gara, 3.000 euro confermati al banco, 3.300, 3.2 ancora per il banco, banco 3.2, per il banco 3.2, 3.2, 1, 2, 1, 2, 3. 155, è il bellissimo quadro di Mathieu, del 1958, bella data, gouache su carta, opera firmata e datata in basso a destra, autentica della Galleria Promete, e anche archiviato presso il comitato dell'opera di Georges Mathieu, quindi archiviato.
8.000, 8.500, 9.000, 9.500, 10, 10.500, 11, 11.500. Il banco si ferma a 12. Arrivati in Sant'Agostino Web, 12. Possono intervenire i telefoni, 12. 12, Sant'Agostino, 12.5, sala. Sala 12.5. Per la sala 12.5. Sala 12.5. 13, Sant'Agostino Web. 13, Sant'Agostino Web. 13 Sant'Agostino, se non vedo altre offerte aggiudico al web, 13, 13 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Sant'Agostino Web. Lotto numero 156 di Toti Shaloia, 1973, tecnica mista e collage su cartoncino, autentica su fotografia, viene messa in gara a 1.500 euro da confermare al banco, 1.500. 1.500, il banco aspetta 1.500. 157 di Eugenio Carmi, la tentazione del cerchio del 2000, tecnica mista su tela, autentica dell'artista su fotografia, 2.500 da confermare al banco, 2.500, il banco aspetta 2.500, conferma della base d'asta, 2.500. Lotto 158, Eric Dietman, foto ricoperta Time 1964, collage cerotti su tela, artista internazionale, 500 euro confermati al banco, 500 per il banco, banco 500 per il banco, 1, 2, 1, 2, 1, 2, banco. 159, ancora di Marco Sgastini del 79, tecnica mista e collage su carta, 1.500, 1.600 per il telefono, 1.600 telefono. Telefono 1.600, se non vedo altre offerte aggiudico a 1.600, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 160, è il bellissimo Caro Rama del 1976, camera d'aria perfettamente proprio conservata, è stato di conservazione eccellente, copertone di bicicletta, carta velina e pastello su cartoncino. Opera firmata e datata, appunto 1976, ed è archiviata presso l'archivio Caro Rama. Viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 10.000 euro da confermare al banco. 10.000, il banco aspetta 10.000 conferme della base d'asta. Artista torinese che ha fatto un exploit in questi ultimi anni. 10.000 euro. 10.000. Lotto numero 161. Hermann Nitsche del 2009. Olio e acrilico su tela, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 11.000 euro da confermare al banco. 11, il banco aspetta 11. 11, 11 confermati Sant'Agostino Web. 11 Sant'Agostino, 11 Sant'Agostino, 12 Sant'Agostino, 12 Sant'Agostino, 12, 12 Sant'Agostino, 12, 1, 2, 1, 2. Ancora il lotto numero 162, lotto numero 162, sempre di Hermann Nitsche, del 2008, olio acrilico su tela, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 11.000 euro, 11, 11, 11, 11 Sant'Agostino Web, 11 Sant'Agostino Web, 11, 11, 11, se sta bene a tutti, 11.500 Sant'Agostino Web, 11.500, 11.500, 12 Sant'Agostino Web, 12, 12, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, lotto 163, lotto 163, scusate, Nino Aimone, appena mancato. Olio su cartoncino applicato su tela, grandissimo amico di Casorati, allievo di Casorati. 1.000 euro da confermare al banco. 1.000. Il banco aspetta 1.000, conferma della base d'asta. 1.000. 1.000 Sant'Agostino Web. 1.000. 1.100 Sant'Agostino. 1.002 Sant'Agostino. 1.003. 1.003 Sant'Agostino. 1.003. 1.003, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ancora il 164. Il lotto numero
164, sempre di Nino Aimone. Olio su cartoncino applicato su tela, 1000 euro la base d'asta da confermare al banco. 1000, il banco aspetta 1000. 1000. 165. Ancora di Arturio Carmassi, Parigi 1978, collage su carta, 2000 euro da confermare al banco. 2000, Sant'Agostino Web, 2000 per Paola. Paola, 2000. 2000 per Paola. 2000 Paola, per Paola. 200 Paola. Paola, 200. 22 per Paola. Paola, 22. 22 Paola. 22 Paola. 22, 12, 12, 3. 166. Ancora Arturo Carmassi, Arles 1980, collage su carta applicata su tavola, pubblicato. 2000 euro la base d'asta da confermare al banco, il banco aspetta 2000, e lì, 2000, 2000 Sant'Agostino, 2000, 2000, 2000, 2000, 200 Sant'Agostino. 200, 200, 200 Sant'Agostino, se non vedo altre offerte aggiudico a Sant'Agostino Web. 200, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 167. Sì. Cioè, sì. 167. Di Franco Assetto, è questo bellissimo quadro delle grandi dimensioni del 64, la luce, olio su tela. 1.500 confermati al banco. Banco 1.500 per il banco. 1.500, era un pittore che faceva, insomma, ha fatto una carriera internazionale negli Stati Uniti. 1.500, 1.500, banco, banco. 1, 2, 1, 2, 3. Ancora il successivo, lotto numero 168, Gilberto Zoria. Tecnica mista su carta. 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700. Valentina, 1.800. 1.800 per Valentina. Valentina, 1.800. Se non vedo altre offerte, aggiudico a 1.800. 1, 1.900, sala. Sala, 1.900. 1.900, sala. 2.000, telefono. 2.000, telefono. 200, sala. Sala, 200. 2.2, Valentina. 200 sala, 200, 1, 2, 1, 2, 3. Avete una paletta? No, se lo vuoi aggiudicare a me, appunto sono il signore. Si preoccupa. Lotto numero 169, Albino Galvano, composizione 1953, olio su tela. Ha fatto nel 1995 un'antologica di Galvano, 3.000 euro la richiesta, 3.000, 3.000. 170, 170, Albino Galvano, MAC 1950, olio su carta, autentica dell'artista su fotografia, 1500, 1600, 1600 per il banco, banco 1600 per il banco, banco 1, 2, 1, 2, 3, 171, di Piero Ruggeri, natura morta rossa degli anni 60, autentica dell'artista su fotografia, 2000 confermati al banco, 2000 banco, banco 2000, 2000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 172 di Piero Ruggeri, piccola natura morta del 63, giocelleria La Bussola, 800, 850 per il banco. Banco 8,50, 8,50, 1, 2, 1, 2, va benissimo. Ma voleva questo quadro? Oh, scusi, no, no, scusi. Allora, no, devo ritornare indietro. 8,50, scusate. 900, pensavo vi facesse vedere la paletta. Mi scuso con il telefono. 900 sala, 900 sala, deve fare 9,50 il telefono. Elena, 9,50? Se no, 900 sala. 900 sala, 950, 1000 sala, 1000 per la sala, 1000 sala, 1000,
No, 1100. 1100, confermati? 1100 telefono, 1200 sala. 1200 sala. Sala 1200, 1200 per la prima. 1200 per la seconda. 1300 telefono. 1300 telefono, 1400 sala. Sala 1400, per la sala 1400, 1500 telefono. 1500 telefono. 1500 telefono, 12 12 telefono 1500 173. Alfonso Mangone del 2410 per 210, 2000 euro da confermare al banco. 2000 2000 174. Ancora di Alfonso Mangone del 2013, 2000 euro da confermare al banco. 2000 175. Ruggero Savigno, l'età dell'oro, 1982, olio su tela, 1100, confermati al banco, banco 1100, 1100, 1213. Successivo, il lotto numero 176 di Piero Gilardi, ciliegie di montagna, autentica dell'artista su fotografia, 2200, 22, 23, 24, 25, il banco si ferma a 25, che offre 26, aspetto 26 dai telefoni, 26 per Valentina, Valentina 26, che offre 27? No, 27 Elena, aspetto 28, 27 Elena, 27 per la prima, 29 alla voce, 29 alla voce 29, aspetto 3000, altrimenti aggiudico a 29, 29 per la prima, 29 per la seconda, 12, 12, 29 Valentina, 177, Nobuyoshi Araki e questa bella Polaroid, artista internazionale, 500, 550, 600, 650, banco 650 per il banco, 700 Sant'Agostino, 700 Sant'Agostino. 700 Sant'Agostino, 700, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sant'Agostino, bene, vi ringrazio per averci seguito, ci diamo appuntamento domani pomeriggio alle ore 16 per l'asta dedicata alle sculture. Grazie, a domani alle ore 16.